Come sponsorizzare post su Instagram dal Business Manager. In questo video ti mostrerò come promuovere i tuoi post o le tue stories di Instagram direttamente dal Business Manager di Facebook in pochissimi minuti. Ciao, io sono Alessandro, mi occupo di advertising su Facebook Ads. Nello specifico aiuto professionisti, imprenditori, aziende a promuovere la propria attività, il proprio business su Facebook Ads, così da generare centinaia di leads, di contatti e soprattutto di vendite, che sono la cosa più importante. Se anche tu vuoi capire come promuoverti su Facebook nel modo giusto ed ottenere grandissimi risultati per la tua attività, per il tuo business, iscriviti al canale perché sarà tutto interamente dedicato a questo e ti aiuterò a farlo. Bene, quindi in questo video vediamo come promuovere i nostri post o le nostre storie di Instagram direttamente dal Business Manager di Facebook. Perché è importante farlo dal business manager piuttosto che dall'app di Instagram? Per una serie di motivi. Il più importante è che dal business manager, e adesso ti farò vedere nella pratica come fare, potrai definire con precisione, nei minimi dettagli, il tuo pubblico target, quindi il pubblico al quale far vedere il tuo post o la tua storia. Ok? Quindi potrai definire proprio nei dettagli il tuo pubblico target, cosa che non puoi fare dal tasto promuovi dell'app di Instagram. Ok? Quindi questa è una cosa molto importante, un beneficio molto importante, perché è inutile che tu fai vedere il post o la storia, quello che è, a più persone possibili. Magari tante persone pensano: ok, lo faccio vedere a più persone possibili, ok, e così è meglio. No? Devi farlo vedere alle persone in target, cioè persone che sono potenzialmente interessate al tuo prodotto, al tuo servizio, al tuo corso, quello che sia, quello che stai promuovendo. Ok? Quindi questo è molto molto importante perché queste persone in futuro potranno diventare dei tuoi clienti. Ok? Invece se lo vuoi vedere a tutti, così a caso, chi capita capita, più persone possibili, stai buttando i tuoi soldi. Ok? Magari nel mezzo sicuramente, all'interno di questo pubblico così generico, ci sarà qualcuno interessato ovviamente, ma capisci bene che se lo riesci a targetizzare in modo preciso, hai dei grandi vantaggi, ottimizzi la spesa e ottieni molti più risultati. Ok? Quindi questo è il vantaggio più importante del pubblicare e sponsorizzare i tuoi post Instagram direttamente dal business manager di Facebook. Ma inoltre, grazie al business manager, puoi definire anche l'obiettivo della tua campagna con precisione. Ok? Invece su Instagram hai solo delle scelte ridotte. Ok? E puoi monitorare soprattutto la performance delle tue campagne, delle tue inserzioni. Ok, quindi questo è molto molto importante. Quindi adesso andiamo a vedere nella pratica come fare. Ok, prima cosa ovviamente devi aver creato il tuo business manager. Se non sai come si fa, ho fatto un video nei giorni precedenti, nei giorni scorsi, ti metto quindi la scheda qui sopra in alto e ti vai poi a riguardare come creare il tuo business manager e impostarlo correttamente se ancora non ce l'hai. Ok, ma la prima cosa che devi fare ovviamente, basta che cerchi business manager Facebook, ok, su Google, vedi? Non cliccare sugli annunci, mai. Vai sotto, clicca questo qui. Il sito è business.facebook.com. Vai lì e ti crei il tuo business manager. Segui il video e così lo imposti nel modo giusto. Ok? Una volta creato il business manager, andiamo nella nostra gestione inserzioni, ma prima di fare le campagne, dobbiamo andare nelle impostazioni del business manager. Ok? Come ti ho fatto vedere già nei video precedenti, anche questa cosa qui. Qui mi chiede ogni volta il codice di autenticazione. Due fattori, un attimo che lo metto. Ok. Questa è una cosa molto importante per motivi di sicurezza. Ok, messo. Quindi la prima cosa che bisogna fare nell'impostazione del business manager è andare a collegare ovviamente il nostro account Instagram. Ok, io ne ho creato qua uno di prova e ti faccio vedere che già l'ho collegato. Basta che vai qui. Vedi, in account e vai account Instagram, eccolo qui, vedi, io già l'ho collegato. Puoi aggiungere anche un altro, basta che fai aggiungi, vedi, qua ti dice collega il tuo account Instagram, ci clicchi e ti fa fare il login nel tuo account. Ok, quindi dai le autorizzazioni e sei collegato, in 10 secondi sei collegato. Ok, quindi qui avrai l'account, potrai anche aggiungere delle persone, ok? Quindi altre persone che possono gestire questo account Instagram, le inserzioni, gli insights, il contenuto, eccetera, eccetera. Puoi aggiungere anche delle risorse, ok? Quindi aggiungere un account pubblicitario, ok? Per esempio in questo caso aggiungo il mio account numero 1, che è quello con cui farò le campagne. Quindi questa è la cosa che devi fare. Adesso te lo faccio rivedere. Quindi vai, apri Instagram, vai in aggiungi risorse. Ovviamente devi aver prima creato l'account pubblicitario, anche se questo ho fatto un video, ok? Vallo a riguardare nella playlist.
Quindi vai, aggiungi risorse, selezioni l'account che ti interessa, ovviamente magari ne avrai solo uno, e fai aggiungi, ok? E ti dice risorse assegnate. Se vai poi a risorse connesse, vedrai che qui c'è il tuo account pubblicitario che puoi rimuovere quando vuoi, ok? E poi anche partner, puoi aggiungere un partner, quindi una persona che ti aiuta a gestire questo account Instagram, ok? Quindi questa è la prima cosa da fare, altrimenti non possiamo fare le nostre sponsorizzate. Andiamo quindi di nuovo qui negli strumenti e andiamo di nuovo in gestione in sezioni dove eravamo prima, dove creeremo la nostra campagna, ok? Quindi andiamo a selezionare il nostro account, adesso me ne è aperto un altro, aspettiamo che carica, e adesso ti farò vedere che hai due obiettivi che puoi scegliere. Andiamo nel nostro account. Io ti consiglio di farne uno, però in realtà ne hai due, ok? No, tu sai bene che se hai visto i miei video che quando crei una campagna devi definire l'obiettivo, cioè devi dare l'indirizzo, diciamo devi dare un segnale a Facebook e dire dove dobbiamo andare, quali persone dobbiamo andare a prendere in base all'obiettivo, ok? Quindi come facciamo? Andiamo a fare crea, tasto verde, quindi creiamo una nuova campagna. Allora, tu puoi fare o una campagna traffico in questo caso, quindi se il tuo obiettivo è portare più persone possibili a visitare il tuo account Instagram per ricevere nuovi followers, ok? Ma nel nostro caso qui di esempio vogliamo fare invece, vogliamo promuovere un post o una storia e quindi farla vedere alle persone in target. Per cui scegliamo invece interazioni, ok? Interazioni con i post, ok? Facciamo continua. Adesso andiamo a mettere il nome nella campagna, ok? Mettiamo un nome, questa qua io la chiamo Instagram, no, magari post Instagram, che voglio promuovere un post su Instagram, ok? Tu chiamala come vuoi, è importante che ti ricordi che campagna è, qui lascia tutto com'è. Andiamo nel nostro gruppo di annunci, qui metteremo il nome del gruppo di annunci. Ho fatto un video anche su questo, su come definire il tuo target. Ovviamente la prima cosa è mettere il budget, quindi mettiamo 5 euro al giorno. Qui definisci la data di partenza, io ti metto solitamente il giorno dopo a mezzanotte e un minuto, così copre tutta la giornata. Ti ripeto, ho fatto un video specifico su come fare il targeting, quindi adesso lo faccio molto più veloce. Qui mettiamo persone che vivono in Italia, ok? Quindi non che si trovano in Italia, ma solo che vivono. Poi puoi mettere l'età, eccetera, eccetera. Targetizzazione, magari siccome io faccio digital marketing, potrei mettere marketing digitale e andare a prendere quelle persone appunto che sono interessate a marketing digitale. Ok? Poi se tu fai suggerimenti, vedi qui ti va a mettere degli interessi collegati a quello, social media marketing, content marketing, eccetera, eccetera. Ok? Io adesso lascio così. Il pubblico in questo caso è 6 milioni e 6, tra 6 milioni e 6 e 7 milioni e 8. Lingue lasciamo così, qua lasciamo tutto così, ecco, fai mostra altre opzioni, ok, e ti appare posizionamenti. Questo è importantissimo perché dobbiamo far vedere il nostro post solo su Instagram, perché altrimenti se lasciamo automatici lo fa vedere su Facebook, ok? Quindi posizionamenti clicchiamo qua, posizionamenti manuali, ok? E andiamo a togliere Facebook e Audience Network e anche Messenger se ce l'hai selezionato, ok? Lascia solo Instagram. Ora, se tu vuoi promuovere un post su Instagram, lascerai qua solo feed ed esplora, quindi toglierai le stories, ovviamente, no? Quindi, come nel nostro caso, se invece vuoi promuovere una storia, toglierai questi due e metterai solo le storie. Ok? Quindi qui devi decidere tu quello che vuoi promuovere. Io in questo esempio ti faccio vedere come creare un post, quindi che promuoveremo sul feed, su esplora, e quindi lasciamo solo questi due posizionamenti. Ok? Importantissimo. Qui, vabbè, lascia tutto com'è, interazioni, ok, impression, va bene. Dovremmo aver fatto tutto, dispositivi, lasciamo tutto com'è. Ok, quindi qui abbiamo messo solo marketing digitale, 18 più. Una cosa importante quindi è mettere il nome del gruppo di inserzioni, quindi in questo caso è 18, anzi, Italia, Italia, 18 più e marketing digitale, ok? Questo è il nostro gruppo. Facciamo avanti e andiamo a creare il nostro post su Instagram. Ok? Qui metteremo poi il nome, vabbè, lo possiamo già mettere. In questo caso voglio promuovere un post già esistente. Ok, ovviamente se ne vuoi creare uno da zero, ne creeremo uno da zero. In questo caso voglio promuovere questo qui, ok? E lo chiamerò Disney, post Disney, che è di Walt Disney. Disney, ok?
Poi qui selezioni la pagina Facebook, ma soprattutto quella Instagram che utilizzerai per promuovere il post. Ovviamente, come ho detto in altri video, devi avere una pagina, okay, aziendale su Instagram. Qui vedi, puoi fare o usa post esistente, quindi se vuoi promuovere un post che già hai fatto su Instagram o una storia che già hai fatto, quindi fai per esempio usa post esistente, vai in seleziona post, vedi, vai su Instagram e qui ti fa selezionare i post che ho creato, vedi che sono questi qui. Ok, di questo account qui. Quindi io voglio selezionare questo qui che abbiamo detto di Disney. Ci clicchi, vedi? Ci clicchi sull'immagine, fai continua e in un attimo ti apparirà qui il post. Ovviamente abbiamo scelto solo il feed e esplora perché non è una storia. Nel caso fosse una storia, avresti scelto stories nel gruppo di annunci, quindi qui avresti solo la storia. Vedi? Questo è come apparirà. Col nome della pagina, sponsorizzato, scritto sotto, il post, ovviamente si prende poi anche la descrizione del post, in questo caso ho messo solo degli hashtag, vedi, quindi non ho messo neanche una descrizione, quindi lui se lo prende in automatico. E poi, una cosa importante, metti il pulsante, ok? Qui dice nessun pulsante, noi lo mettiamo, ovviamente non c'è un pulsante segui il profilo, per esempio, no? Proprio specifico per Instagram, però io ti consiglio di mettere scopi di più, che è molto, molto performante, il migliore, ok? Qui ovviamente metti l'URL del sito dove li vuoi mandare, mettiamo sul profilo, ok? Quindi andiamo a selezionare il link del profilo, andiamo a copiarlo, lo incolliamo qui e clicchiamo sul bianco e lui se lo prende. Vedi? Ok, questa è l'inserzione, ok? Quindi se cliccano su scopi di più vanno a finire sul tuo profilo. Quindi non solo mettono like al post, commentano, condividono, eccetera, ma vanno a seguirti sul profilo, quindi è un doppio vantaggio, ok? Qui lascia tutto com'è. Questo per quanto riguarda, ripeto, usare un post esistente. Si può anche mettere un ID del post, ok? Io vado a prendere qui, c'è l'ID e il link, ok? Ti faccio vedere. Lo posso andare a prendere anche da qui. Vedi, se io prendo questo post qui, ci clicco, ok? Mi dovrebbe dare anche l'ID, per esempio su Facebook lo dà, vedi? Ti faccio un esempio, vedi, qua te lo dà l'ID, da qui non lo dà, lo devi prendere dal link, vabbè. Comunque, la cosa più facile è che una volta hai collegato Instagram, appariranno qui tutti i tuoi post. Quindi basta che ci clicchi e lo prendi. Se invece vuoi creare un post da zero, devi andare qui, o una storia da zero, devi andare qui e invece di fare usa post esistente, devi fare crea inserzione. Ok? Perché dobbiamo crearla da zero. Quindi qui andai a prendere un'immagine, fai aggiungi contenuto, aggiungi un'immagine. Andiamo a selezionare un'immagine che caricheremo dal computer oppure l'abbiamo già nell'account. Quindi, per esempio, questa qui, facciamo avanti. Qui ti farà vedere come appare sul feed, tu lascia sempre originale, consigliato. Ovviamente non ho fatto, questa è un'immagine più che altro per Facebook, però giusto per farti vedere. E qui potrai mettere il testo, che ovviamente non se lo può andare a prendere perché non c'è. E quindi qui metterai il testo. Per esempio, ciao, io sono Alessandro e aiuto le persone ad imparare a promuoversi su Facebook Ads, ok? Vedi, appare qui sotto. Qui puoi mettere altre opzioni, quindi altri test in più che lui andrà a testare, ok? Per vedere qual è il migliore. Qui puoi aggiungere una destinazione, quindi per le persone, ok? Quindi dove indirizzare le persone che cliccano sulla tua inserzione, vedi? Puoi scegliere un modello, puoi creare un'esperienza interattiva, ok? Magari non ti complicare la vita. L'importante è che metti il pulsante call to action, quindi scopri di più, come ho detto prima, e l'URL del sito web, che in questo caso è l'URL del tuo account Instagram, quindi sarà instagram.com slash il tuo nome del tuo account. Ok? Puoi fare anche anteprima per vedere se effettivamente è corretto. Adesso aspettiamo un attimo, vedi, profilo Instagram, ok, è corretto. Ok? Quindi così è come apparirà il post creato da zero. Ok, la stessa cosa ti ripeto vale per l'inserzione, per la storia, scusa, basta che vai qui di nuovo sul pubblico, come ho detto prima, vai posizionamenti manuali, ok, e togliamo la feed, quindi feed ed esplora e mettiamo stories e reels, ok, facciamo avanti e in questo caso quindi dovrai andare a mettere una storia, ok, ovviamente vedi qui. Reels non mi appare nulla perché ci vuole un video, anche per le stories, quindi devi caricare un video. Ok, ma il procedimento è esattamente uguale.
Quindi per questo video è tutto, mi raccomando, se ti è piaciuto, se ti è stato utile, lasciami un bel like, che per me è molto importante, e noi ci vediamo al prossimo video.